Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò come ottenere le due casse nascoste del ride Promessa del Discepolo. Dovete sapere che non esistono solo due casse segrete, ma ben tre, e per la terza ho fatto un video a parte, dato che ha una meccanica un po' particolare e la si ottiene a fine ride con il drop di un'arma rossa garantita per il singolo account e non per il singolo personaggio come succede per quelle normali. Ora, per chi è nuovo, vorrei spiegarvi le meccaniche di queste casse, quindi per chi sa come funzionano vi consiglio di andare avanti con il video a 1 minuto e 31 per averle. Ecco quello che dovete sapere: in queste casse troverete solo ed esclusivamente cose che avete già droppato e non vi daranno cose che non avete ancora droppato. Con questo voglio intendere che se fate per la prima volta il raid non otterrete altro che spoglie di conquista e la mod nuova del raid da mettere solo ed esclusivamente nelle armature del raid, e questo succederà per la prima cassa che aprirete. Poi nella seconda cassa otterrete solo ed esclusivamente il drop del primo e secondo step che avete avuto in quel momento facendo il raid per la prima volta, oltre ad ottenere delle spoglie di conquista e la mod del raid per l'armatura del raid. Una volta che avrete completato il raid con il singolo personaggio, se lo rifarete non otterrete niente dalle casse segrete e quindi dovrete aspettare al reset del martedì sera. Nel caso in cui abbiate altri due guardiani potrete ottenere altre cose, ma anche con questi poi dovrete aspettare fino al martedì sera per poi ridroppare dalle casse segrete. Ora, per avere la prima cassa dovete sapere che la potrete ottenere facendo l'ingresso al raid, esattamente nella fase della piastra volante. Nella prima fase in cui si muoverà, quello che dovrete fare è seguirla fino al primo blocco e qui alla sinistra, sotto il tronco caduto, troverete il primo nodo da distruggere. Poi, quando si muoverà la piastra per la seconda volta, dovrete seguirla e invece di fermarvi insieme a lei dovrete andare in fondo ai pilastri e alla vostra sinistra si troverà il secondo nodo da distruggere. E anche qui, alla terza volta che si muoverà e si bloccherà, dovrete andare avanti dove si trova il ponte e dovrete infilarvi sotto per poi trovare il terzo ed ultimo nodo da distruggere. Una volta fatto questo, dovrete aspettare che la piastra si muova di nuovo e si blocchi. Una volta fatti tutti i nemici, quello che dovrete fare è avvicinarvi alla porta del mausoleo di destra e potrete entrare a prendere la prima cassa segreta. Per avere la seconda cassa segreta dovrete fare il primo e secondo step del raid, quindi una volta finito il secondo step, nel percorso per raggiungere la fase del pre-boss, passerete per questa stanza. E qui quello che dovrete fare sarà un lavoro di squadra. Uno dovrà sparare al nodo che ci sarà in fondo alla stanza, che questo ad ogni volta che li sparerete farà uscire delle piastre diverse dal muro, e uno dovrà fare il parkour dicendovi quando sparare. In questo caso ero io che dovevo fare il parkour, quindi qui vi farò vedere come raggiungere l'ultima stanza. Una volta che uno di voi arriverà in fondo, farà comparire tutte le piastre e potranno tutti raggiungere la seconda cassa segreta. Il video termina qui ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa, scrivetelo nei commenti, io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!